Lo riconoscete questo suono? Netflix non si limita a farci abbonare. Il vero segreto è tenerci all'interno della piattaforma il più a lungo possibile. Ma come ci riesce? Secondo alcune ricerche interne di Netflix, un utente inizia a perdere interesse dopo appena 60-90 secondi di navigazione. Quindi deve catturare l'attenzione in pochissimi secondi. Se in questo lasso di tempo non riesce a catturare l'attenzione dell'utente, è probabile che l'utente abbandoni la piattaforma. E questo è un grosso rischio per Netflix, soprattutto perché la concorrenza è dietro angolo. Ma come si assicura Netflix di farci restare all'interno della piattaforma, di non farci fare zapping continuamente? La risposta è semplice: ci conosce meglio di quanto pensiamo. E qui entra in gioco un'arma potentissima, la personalizzazione. Ci avete mai fatto caso? La home page cambia costantemente, basandosi sui nostri interessi. Non è un caso che i titoli in evidenza, le categorie proposte e persino le copertine dei titoli siano diverse per ognuno di noi. Ogni utente ha il suo Netflix, fatto su misura. Anche il modo in cui scorriamo la schermata non passa inosservato. Quando non troviamo nulla che ci interessa e continuiamo a scorrere verso il basso, Netflix capisce che c'è qualcosa che non va. Quando invece ci fermiamo su una categoria specifica, la piattaforma analizza i nostri movimenti, capisce che siamo interessati a quel tipo di contenuto. Tutto viene analizzato: ciò che clicchiamo, cosa cerchiamo, quando mettiamo in pausa, quanto a lungo guardiamo un titolo. Ogni minima azione viene usata per migliorare e personalizzare al massimo la nostra esperienza. Avete notato che quando clicchiamo su un titolo, sotto il pulsante play c'è una previsione di Netflix su quanto quel titolo sia perfetto per noi? È come se la piattaforma ti dicesse: guarda, noi sappiamo cosa ti piace e questo potrebbe piacerti davvero tanto. Tutto ciò è possibile grazie a un complesso algoritmo di raccomandazione, alimentato da una quantità immensa di dati che Netflix raccoglie in tempo reale. E indovinate un po', si stima che circa l'80% del tempo di visione degli utenti su Netflix derivi proprio dal suo algoritmo di raccomandazione. Ma non è tutto, perché Netflix ci chiede anche di collaborare. Avete mai notato questi pulsanti, questi pollici sotto i contenuti? Ogni feedback che lasciamo con questi pulsanti serve a migliorare ulteriormente le raccomandazioni. Quindi come fa Netflix ad intrappolarci? Cerca di conoscerci il più possibile, analizza ogni nostro movimento e utilizza queste informazioni per alimentare il proprio algoritmo di raccomandazione e creare un'esperienza unica, fatta su misura. E più interagiamo con la piattaforma, più diventa precisa.